La mostra è un tentativo di raccontare le trasformazioni del mondo del lavoro delle donne in Italia dal dopoguerra ad oggi. Inizia con delle immagini del mondo contadino negli anni 40 e 50 e finisce con una fotografia dell'astronauta Samantha Cristoforetti negli ultimi anni che guarda la Terra dallo spazio, scattata da un dispositivo automatico. Tra queste due fotografie c'è l'arco temporale di 70 anni, è il percorso di cambiamento del lavoro femminile, è un percorso accidentato, faticoso, sicuramente ancora non concluso e nello stesso tempo rivoluzionario. Ci sono diversi passaggi e diversi momenti storici che la mostra tenta di raccontare, i cambiamenti del boom economico degli anni 50-60, con l'ingresso delle donne in nuovi settori del lavoro impiegatizio e delle fabbriche, con però ancora l'idea che il lavoro delle donne sia soprattutto un coadiuvante al reddito familiare, non una professione che le donne possono svolgere liberamente. La svolta avviene invece negli anni 70, quando il lavoro inizia a essere per tante donne uno strumento di indipendenza, di emancipazione economica e di realizzazione individuale. Da lì i percorsi si moltiplicano. Si moltiplicano come si moltiplica lo scenario del mondo del lavoro negli ultimi decenni e la mostra tenta di raccontarlo. È un racconto corale, costruito sulle fotografie di tanti autori diversi e in qualche modo è quindi anche una storia della fotografia italiana, delle diverse scelte narrative dei fotografi. Comune denominatore di tutto è però la scelta di raccontare la realtà, di uscire dallo stereotipo della donna come spesso veniva rappresentata dai giornali, dalla stampa, dalla televisione e indagare le molteplici realtà della vita delle donne italiane.